tenuto presente il discorso dell'articolo 72, comma 9, decreto legislativo 267/2000, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato, signor Ascanio Cascella, ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, e cioè 11.990 voti validi. Quindi il Presidente, alle ore 10.35 del giorno 31 maggio 2023, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Velletri il signor Ascanio Cascella, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41 dello stesso decreto legislativo. Ascanio, però io ho qualche emozione particolare? Sono felicissimo, contentissimo, veramente emozionato, perché sento la responsabilità del ruolo che ricopro. Vuoi ringraziare i cittadini di Velletri? Li ringrazio infinitamente, tutti, sia chi ha espresso la propria preferenza per me, sia chi non l'ha espressa, e sarà mio dovere farli ricredere rispetto al consenso elettorale. Ora inizia il lavoro. Subito, immediatamente. Un bello ufficio, quello è di Pennacchi. Quello è di Pennacchi, sì, che fece un dono. Ma non c'era mai stato. Come tutti. No, non avevo mai avuto il piacere di disturbare il primo cittadino di Velletri. E adesso è tutto suo, quindi avrà modo di esercitarsi. La prima cosa che vorrei fare è voglio togliere questo. Se vuoi toglierlo, questo togliamo. Questo infatti ormai ci vuole una bella foto della mia famiglia. Guarda pure me. Lavoreremo un po' sulla comunicazione, lavoreremo anche con qualche personaggio dell'accoglienza, insomma voglio dare un taglio serio ma smart. Ti sei emozionato? Facci vedere, Chiara, facci vedere.